Per la dodicesima edizione dell'Arte Sprigionata qui a Pesaro è stata realizzata una cella interamente in legno, come vedete, fatta personalmente dai detenuti che lavorano presso la falegnameria per far provare come si vive in una cella. Volevo chiedere, dica, cosa si prova a entrare in una cella? Io soffro di claustrofobia. Però essere chiusi dentro? Essere chiusi dentro fa un po' un che. Fa un po'? Sì, sì. Sì, poi... anche perché spazio ridotto. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Spero insomma che ne arrivino sempre meno. Sempre meno, forse più arrivino... misure alternative forse. Sì, anche. Beh, arrivando meno. Perché sì, la gente sicuramente... si educa, non rinchiusi nel carcere, ma magari facendo capire l'errore e portandoli alla ragione. Ma io però vedo che alcuni perseverano, quindi rientrano. Beh, forse si affezionano casi, a questi 3 metri quadri, evidentemente diverso, hanno bisogno di spazi piccoli. Diverso, secondo me. Quindi è un po' deleteria la cosa, un po'. Evidentemente gli strumenti che si danno non li servono abbastanza. L'impatto con la cella. Cosa ha provato? Un senso di intanto di claustrofobia. Vabbè, quello si supera. E poi ristrettezza, e poi sofferenza, e poi tutto. Mancanza di aria proprio, di libertà. Mancanza di aria. Cosa proporrebbe? Più spazio, decisamente più spazio, perché girare lì non si gira. Immagino queste persone alte, grosse, muoversi in quello spazietto lì. A volte anche in tre, penso che sia veramente molto difficile, e molto doloroso. Culture. È di diversa cultura, Matteo. Vero? È di diversa cultura, lì non ci si muove proprio. Comunque è stata una bella testimonianza questa, una bella prova. Grazie.